Tragedia all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Una giovane mamma di 26 anni si è uccisa dopo aver allattato il figlio. Da quando si apprende, la donna si è recata al sesto piano del reparto teen per allattare il piccolo. Subito dopo è uscita dal reparto e ha aperto la finestra sul ballatoio per lanciarsi nel vuoto. Nell'area erano presenti anche altre persone, ma nessuno è stato in grado di fermarla. La donna era in buone condizioni di salute. Si ipotizza che il suicidio possa essere dovuto ad una depressione post-partum. Perquisizioni dei carabinieri nell'area orientale di Napoli, in particolare nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, teatro negli ultimi tempi di varie estese, con l'esplosione di colpi di pistola in aria e contro le case di personaggi a vario titolo legati al mondo della criminalità. Nel corso di una perquisizione in casa di Massimo Petrone, un 45enne della zona, attenzionato dai militari dell'arma, è stato rinvenuto e sequestrato un revolver calibro 38 special, carico e pronto a sparare. Altra perquisizione dentro un'autofficina al corso Protopisani. Nascosti a bordo di una Smart c'erano un giubbotto antiproiettile, 88 cartucce calibro 9 e 11 calibro 38. Il vano motore di un'altra Smart invece nascondeva una pistola semiautomatica da tiro rapido, anche questa carica è pronta a sparare. Sulla stessa vettura c'erano anche 10 cartucce e una bomba carta del tipo simile a quella solitamente usata per gli atti intimidatori a negozi o ad avversari, ma con l'innovazione dell'innesco elettrico invece della solita miccia. Ed elezioni comunali a sorpresa ad Avellino. La terra di De Mita boccia il centrosinistra, che da sempre aveva il predominio sull'Irpinia, e premia i pentastellati. Il nuovo sindaco di Avellino è infatti Vincenzo Ciampi, candidato del Movimento 5 Stelle, che ha superato il candidato del centrosinistra Nello Pizza. Ciampi si attesta al 59,5%. Il ballottaggio a quarto invece nel napoletano ha confermato il trend del primo turno. Antonio Sabino, il 39enne avvocato a capo di una coalizione di centrosinistra, si è imposto sul suo avversario Davide Secone. E ancora Vincenzo Catapano, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, il primo cittadino uscente, ha battuto al ballottaggio l'ex fascia tricolore Agostino Ambrosio. Con uno scarto di 242 voti, Francesco Del Deo si è riconfermato anche sindaco di Forio d'Ischia. Giuseppe Lanzara invece è il nuovo sindaco di Ponte Cagnano Faiano nel Salernitano. Il 36enne esponente del PD è riuscito nell'operazione discontinuità battendo il candidato a sindaco del centrodestra Francesco Pastore. Quarto giorno di disservizi per gli utenti delle funicolari di Napoli a causa prima dello sciopero di venerdì scorso e poi da sabato dello stato di malattia dei capi servizi dell'azienda napoletana mobilità addetti agli impianti. La funicolare di Mergellina oggi infatti è chiusa, è stata attivata però una navetta bus sostitutiva sul percorso con frequenza ogni 30 minuti. Le altre tre funicolari, quella centrale di Chiaia e Montesanto, sono per il momento regolarmente in servizio. Nei giorni scorsi gli impianti alternativamente erano stati chiusi per mancanza di personale assente per malattia. Per il personale in malattia, così come nei giorni scorsi, l'azienda ha chiesto all'INPS di effettuare le visite fiscali. Un incendio di vaste proporzioni è divampato in uno dei capannoni di un'azienda di trattamento di rifiuti di Via delle Industrie a Battipaglia, nel Salernitano. Le fiamme hanno interessato i tre settori della Nappi Sud, nei quali sono stoccati carta e legno. Il rogo, ben visibile per le lingue di fuoco altissime, è stato circoscritto. Lo stabilimento è tra i più importanti della città, alle porte della Piana del Sele. Sul posto anche la polizia del locale commissariato, che ha informato il PM di turno della Procura di Salerno. Non è chiaro se la matrice del rogo sia dolosa o meno. Un anno fa, nel giugno del 2017, un altro grave incendio interessò il capannone di un'azienda di trattamento di rifiuti proprio a Battipaglia. Caos a Napoli per la comunione di una bambina. Per evitare il traffico hanno chiuso la strada del Rione con delle transenne. Per il festeggiamento di una prima comunione infatti è stato transennato l'accesso di Via De Pace nella zona del mercato per evitare appunto che il traffico si concentrasse nel Rione dove si svolgeva la festa. Ma a vietare l'accesso sono state predisposte anche altre transenne ai margini della strada, così che le macchine estranee, cioè quelle di coloro che non erano stati invitati all'evento, evitassero di parcheggiare. Insomma, con poche transenne hanno rivoluzionato e modificato per diverso tempo lo scorrimento automobilistico, creando non pochi disagi e tante polemiche. Immediato l'intervento dei vigili urbani. I carabinieri della stazione di Casavatore hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone di 22 e 25 anni, residenti a Melito, per il reato di tentato omicidio aggravato.
Le indagini sono state avviate in seguito di un grave episodio, il cui movente è poi risultato passionale, avvenuto in pieno giorno il 17 novembre dello scorso anno, in un esercizio commerciale di Casavatore, quando i due arrestati hanno colpito un 36enne con pugni e schiaffi, ferendolo poi con una coltellata al torace. La vittima è stata abbandonata a terra all'esterno dell'esercizio commerciale e soccorsa dal gestore di un locale, ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni Bosco. Ed i finanzieri della compagnia di Mondragone hanno sequestrato circa 1000 capi d'abbigliamento contraffatti. In particolare l'attenzione dei militari si è concentrata su una donna cinquantenne, gravata da numerosi precedenti di polizia per truffa, che deteneva nel garage della propria abitazione a Castel Volturno ancora molti colli ancora imballati contenenti appunto capi d'abbigliamento contraffatti delle più note griff di moda destinati alla vendita locale. Ben 950 i capi, tra maglie, pantaloncini, costumi di noti marchi falsificati, tutta la merce trovata e sottoposta a sequestro. La responsabile invece è stata segnalata alla competente autorità della Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa più tardi.